Ciao a tutti, sono Moreno del Signore, vocal coach e direttore del Tempio della Voce. Anche oggi in compagnia del maestro Paolo Costa e siamo qui per la seconda puntata di questo How to Sing, ancora dedicata alla musica dei Queen. Nel dettaglio di oggi abbiamo scelto la splendida Don't Stop Me Now. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world is turning inside out. Then floating around in ecstasy. So. In questa prima parte, nell'introduzione, abbiamo già moltissimi colori vocali splendidi. Quindi questa voce piena in M1 molto arioso della prima parte, tonight I'm gonna have myself, con quel senso di felicità e di grande ricchezza che soltanto quelle parole possono produrre e condurre, no? Avere, possedere se stessi, essere se stessi, che è già un grandissimo e meraviglioso obiettivo. La strofa poi si sviluppa e ci porta ad un vocal fry dell'M1, and the world, dove comincia a caricare, quindi crea un'aspettativa che poi invece decade, ritorna al falsetto. Quindi questo continuo alternarsi. A farla da padrone nella vocalità di Mercury è sempre comunque l'atteggiamento. È l'atteggiamento che rende veritiero uno dei meccanismi e dei registri vocali che sceglie di utilizzare. Adesso ripartiamo però dalla parte successiva. I'm a shooting star, leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by, letting a dime. I'm gonna go, 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 there ain't a stopping me. I'm burning through the sky, yeah, to all the degree they wanna call me Mr. Fahrenheit. I'm drowning in the speed of light, I wanna make the superstar. L'energia, cresce l'energia del brano e chiaramente anche qui moltissimo è l'atteggiamento. Se io dovessi pensare da baritono di cantare totalmente a voce piena tutte quelle parti, non potrei farlo. La tessitura mi stancherebbe, la velocità del pezzo che consente una respirazione molto molto affrettata sarebbe davvero problematica. Però che bellezza, quale melodia, quale contesto armonico anche in un brano che passa via come qualcosa di molto easy listening, ma in realtà ha un grandissimo valore anche nelle scelte armoniche. Procediamo allora con l'ultima parte, che è questo ritornello. Don't stop me now, I have such a good time, I'm having a ball. Don't stop me now, if you wanna have a good time, just give me a call, cause I'm having a good time. Yes, I'm having a good time. Molto bene, quanti colori, quante sfumature dentro questa bellissima canzone. Io vi invito a farne l'esperienza, il falsetto, il vocal fry, la voce piena, le mille cose che ci sono qui dentro. Gli esercizi utili per realizzare questo lavoro li potete trovare sul sito iltempiodellavoce.com e se volete interagire con me vi invito a scrivere all'email info@morenodelsignore.com. Un grazie di cuore ancora a Paolo Costa per averci accompagnato in questo viaggio. Alla prossima puntata.